Dal Cersaie 2018 vi presentiamo le tecniche di posa delle grandi lastre, le novità relative alla formazione dei posatori e le curiosità sul decoro di pareti e pavimentazioni. Iniziamo dal padiglione di Assoposa, associazione nazionale che collabora con l'Istituto Professionale Edile di Bologna per la formazione di tecnici qualificati. Quali sono i vantaggi delle grandi lastre? Ci sono dei vantaggi estetici di immediata percezione. Quello che la grande lastra rende è proprio la superficie continua, ecco, e quindi una resa architettonica ed estetica irraggiungibile con qualsiasi altro mezzo. Ovviamente questo prodotto difficile anche da produrre, ecco, viene laminato, non viene più pressato come le vecchie piastrelle, poi viene smaltato, viene cotto, viene movimentato e trasportato con grande difficoltà, con grande cautela, ma soprattutto viene installato con tecniche nuove, con tecniche particolari. Ci siamo convinti di un fatto, che il posatore di grandi lastre sia una figura professionale diversa rispetto a quella del posatore normale. Noi abbiamo inventato una parola in italiano che è lastrificatore, che sarebbe il posatore di grandi lastre, e poi l'abbiamo tradotta anche in inglese, ci siamo inventati una parola anche in inglese addirittura, ed è slab layer, ed è il posatore che è in grado di installare le grandi lastre in tutte le situazioni operative. Movimentare, installare, tagliare, eccetera, eccetera. Noi siamo convinti che un prodotto innovativo quale la grande lastra richieda delle capacità professionali nuove e aggiuntive. Ed ecco che mi si offre l'occasione per presentare un nuovo prodotto formativo di Assoposa. Assoposa compie 5 anni e in questi 5 anni ha sviluppato soprattutto dei corsi di attestazione professionale, dei corsi cioè dove non si insegna a posare, dei corsi dove i posatori vengono valutati, vengono attestati. Per cui è inevitabile questa sua trasformazione da posatore in lastrificatore attraverso proprio il lavoro manuale, personale e diretto. Siamo di fronte ad esempi sottili di pannelli abbastanza grandi, quindi si passa un po' dalla piastrella, diciamo, di dimensione piccola a un pannello decisamente più ampio. Sì, noi in questo stand noi presentiamo le lastre 1x3 e egress porcellanato, spessore 6 mm. Possiamo arrivare a 3 mm come possiamo arrivare anche a 12 mm. Oggi il mondo della ceramica si sta sempre di più spostando su questi grandi formati, perché questi grandi formati hanno la possibilità di poter veramente entrare in tanti spazi dell'arredamento, non tanto solo più pavimento e rivestimento, ma anche tutto quello che è arredamento a 360 gradi. Oggi queste lastre possono essere utilizzate anche come tavoli, come ante della cucina. Sono prodotti cotti a 850 gradi e hanno tutte le caratteristiche tecniche di duratura nel tempo. Possono andare all'esterno, quindi li possiamo utilizzare come pareti ventilate esterne, non hanno problemi di raggi ultravioletti, quindi sono garantiti per oltre 10 anni. Possono essere praticamente puliti con dei detergenti, con degli acidi. Nessun prodotto va a danneggiare quella che è la grafica o quello che è il disegno. Esistono delle problematiche nel momento della posa? Allora, sicuramente posare queste lastre o posare queste dimensioni ci vuole una certa preparazione, ci vuole una certa formazione. Oggi ormai i posatori più evoluti hanno fatto formazione, perché i produttori di collanti, i produttori, voglio dire, dei massetti hanno fatto sicuramente tanta formazione e ci sono oggi squadre di posatori certificati e hanno le competenze per poter posare. Certo che, come abbiamo ahimè visto a volte, se si prendono dei posatori inesperti sicuramente si finisce per fare del danno. Ci troviamo di fronte a due esempi di pannelli decorati. In che modo? Allora, partiamo da questo. Si tratta di fondamentalmente decoro su marmo, quindi pietra naturale,
realizzato con la tecnica dell'incisione tramite acquaforte, tecnica dell'acquaforte, una tecnica antica che noi abbiamo riutilizzato in questo caso per quanto riguarda appunto la decorazione della pietra naturale. Trattasi di decorazione, incisione, il marmo in sostanza viene scavato utilizzando l'acido, inizialmente coperto nelle parti che non si vogliono scavare con delle mascherine, immerso nell'acido in modo che la parte del marmo scoperta venga scavata, creando poi alla fine il decoro che si vede. Finitura con foglia oro con colore manuale. Per quanto riguarda il pannello che abbiamo alla nostra destra, trattasi di decorazioni su legno, noce o acero, che vengono realizzate partendo da dei disegni studiati in azienda da noi, trasferiti su file, trasferiti su macchina che attraverso i laser va ad incidere il disegno che vogliamo proprio sul legno. La tecnica del laser consiste nel bruciare con vari passaggi i contorni del disegno che vogliamo far emergere. Anche qui abbiamo la parte naturale del decoro e poi c'è la parte decorata con colore o con la foglia oro, ovviamente applicato il tutto manualmente. In realtà qualche volta si fa confusione, il pavimento galleggiante è uno solo ed è in genere un massetto o il pacchetto degli strati del pavimento che viene posato con l'interposizione di un foglio di nylon e altri materiali che staccano quindi la struttura di un solaio dal pacchetto del pavimento. Quello che invece abbiamo qui e che spesso viene confuso e viene considerato o chiamato un pavimento galleggiante, in realtà è un pavimento sopraelevato che viene posato con delle basette che sono regolabili a loro volta, che permettono di sistemare e di livellare eventualmente disparità della base, dell'appoggio, e quindi di ottenere un pavimento sotto il quale spesso vengono passati cavi, impianti e così via. Per quanto riguarda, diciamo, il focus che Mapei ha nello sviluppo di tutti i prodotti, sicuramente è dato ampio spazio alla caratteristica sostenibile dei prodotti che vengono sviluppati e poi di seguito commercializzati. La sostenibilità per noi si misura tramite certificazioni, per esempio di emissioni di sostanze organiche volatili rilasciate dal laboratorio indipendente terzi, e soprattutto la maggior parte dei nostri prodotti o tutti gli adesivi, per esempio, che si utilizzano nel mondo della ceramica, sono muniti di certificazione PD che rappresentano l'impatto che il prodotto ha durante il ciclo di vita, il loro ciclo di vita nel confronto dell'ambiente. Le idee arrivano ascoltando con molta particolare attenzione chi opera nel mercato, quindi capire quali sono le loro esigenze, perché senza di questo, a mio avviso, è impossibile portare innovazione o qualcosa di interessante al mercato, perché l'innovazione deve essere utile, quindi per essere utile bisogna avere, come dire, quella finezza per poter percepire le esigenze di chi sono i nostri clienti, tutti. Da costruttore, ha mai visto in Italia o in Europa o anche più in generale nel mondo una costruzione che, diciamo, l'ha particolarmente colpita e che avrebbe voluto contribuire a realizzare o realizzare in prima persona? Beh, ce n'è una effettivamente abbastanza recente che mi ha colpito molto e che mi piace molto, che è in Italia, che è a Milano, ed è il Bosco Verticale di Boeri. Al di là della bellezza di questo edificio con tanto verde, è proprio l'idea geniale per la quale anche in città e anche con spazi ridotti
si riescono a sviluppare una quantità di metri quadrati di verde enorme. Se pensiamo solo che se tutti gli edifici fossero stati progettati e pensati con l'attenzione al verde che c'è stato in quel caso anche nelle città, veramente noi abiteremo dei boschi e non delle città cementificate come spesso riusciamo ad avere. Tra l'altro il progetto è replicabile in qualsiasi altra zona, in Cina ne stanno costruendo alcune decine, ho letto, quindi anche questa idea di un progetto che possa poi essere realizzato in più parti del mondo con lo stesso format, con le stesse, per risolvere le stesse esigenze, credo sia un'idea geniale. E voi, qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo edilizia@edili.com. All'interno del programma Erasmus Plus, Formedil, ente nazionale per la formazione professionale nel settore delle costruzioni, sviluppa un progetto europeo per affinare le competenze dei lavoratori dell'edilizia e dell'ambiente, prestando particolare attenzione all'efficienza idrica ed energetica in fase di costruzione o ristrutturazione di un edificio. Una delegazione di partner europei ha visitato la scuola professionale edile di Bologna e ha presentato ufficialmente il progetto in Italia nei giorni del CERSAIE. Due parole su questo progetto europeo per il quale abbiamo organizzato proprio un meeting qui a Bologna alla Scuola Edile. È un progetto che si chiama What a Skill, brevemente detto, ovvero efficienza idrica nella riqualificazione energetica degli edifici. È un tema molto importante, molto innovativo in questo momento in cui nel nostro paese e anche in tutta Europa si sta cercando di lavorare per una riduzione del risparmio idrico. È un tema, diciamo, molto importante. L'oggetto di questo progetto riguarda essenzialmente la qualificazione della manodopera, perché ovviamente si possono fare degli interventi se abbiamo della manodopera qualificata, e quindi c'è un confronto con i nostri partner europei. In particolare abbiamo ADEN, che è l'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica di Lisbona in Portogallo, il CRES, che è un centro di ricerche per l'efficienza energetica in Grecia ad Atene, e poi abbiamo due enti nazionali di formazione, appunto il Formedil che rappresenta l'Italia e la Fondazione Laborale delle Costruzioni di Madrid che rappresenta il settore delle costruzioni, quindi la formazione professionale in Spagna. Quindi l'obiettivo principale proprio che ci siamo dati in questo progetto è quello di qualificare con uno standard formativo, tra virgolette, europeo, le risorse umane che lavoreranno, diciamo, su questo tema, partendo quindi dalla base operaia fino ad arrivare ai tecnici. Tra i corsi organizzati dall'Istituto Edile di Bologna vi segnaliamo martedì 9 ottobre corso di formazione per addetto attività di rimozione, bonifica e smaltimento amianto. Mercoledì 10 ottobre aggiornamento per addetto al primo soccorso per aziende di gruppo A. All'interno del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore prenderà avvio da novembre la specializzazione per tecnico di gestione del processo edile in riqualificazione urbana, con l'obiettivo di condurre il cantiere e coordinare il processo di costruzione e ristrutturazione affrontando imprevisti e varianti. 800 ore, di cui 240 di stage e visite guidate all'estero. Per informazioni o chiarimenti sui corsi si può consultare il sito dell'Istituto Professionale Edile di Bologna www.edili.com.